se conoscessi il dono di Dio, fede e libertà secondo le scritture. La grande provocazione è la libertà. Questo tema che è presente nel cuore, nella mente di tutti gli uomini, fin diciamo dalla loro nascita, si pongono il problema di scelte che siano vissute dentro una libertà. Oggi a me pare che si insista in modo prevalente sulla libertà personale, esaltata a tal punto da diventare quasi assoluta, dove ciascuno diventa la misura delle proprie scelte, delle proprie decisioni. Fondare questa libertà all'interno della tradizione biblica e sostanzialmente all'interno della tradizione ebraico-cristiana significa porre la libertà del singolo in rapporto della libertà, questa sì assoluta, che è di Dio, rispetto a una libertà relativa dell'uomo che si misura continuamente con la libertà di Dio. Ma questo Dio, proprio dalle scritture, rispetta totalmente, quasi ritirando se stesso di fronte alle decisioni responsabili di ogni persona. Quando Gesù incontra delle persone, normalmente usa questa espressione: se vuoi, vai, vendi quello che hai. Cioè, questo se vuoi, cioè sta nella tua libertà a prendere una decisione. E allora, in questo senso, questa nona edizione del Festival Biblico porta al centro del cuore dell'uomo, del cuore della società, porta il tema della libertà, ma vissuta in modo pieno, in modo totale, con un riferimento, in questo caso alle Sacre Scritture, con un riferimento a Dio. Due parole, Festival Biblico. Festival è una parola apparentemente dissacrante, ma che significato ha in questo contesto? Beh, oggi quasi tutte le parole che avevano un loro senso etimologico sono state per certi versi ampliate e quindi, se vogliamo, anche sono state annacquate, per cui sotto la stessa parola si potrebbe dire sono equivoche, cioè che hanno una equa vox, cioè quella unica voce si può estendere un po' a tutti. È chiaro che oggi la parola festival è usata, ad esempio, quello conosciuto in Italia e forse anche fuori, del Festival di Sanremo, ma poi c'è un festival anche di altre realtà, anche quelle dei cibi, quelle delle pietanze, ma a me pare che, recuperando forse l'etimo, di cui non sono però sicuro, cioè che sia una derivazione da festa, almeno così io la considero, allora qui siamo nel pieno anche del significato del Festival Biblico, che vuol dire festa, che non è mai una festa a livello personale, a livello individualistico, è sempre un momento comunitario attorno a un problema, a una realtà che crea gioia, che crea serenità, che crea dialogo, che crea confronto. Questo io intendo il Festival Biblico. E l'invito che lei rivolge alla sua comunità qual è? Ma io rivolgo sia alla comunità religiosa, alle altre comunità religiose, alla comunità civile, l'invito di partecipare, perché si parla di chi? Si parla della persona, nel suo aspetto più nobile e direi fondativo, che è l'aspetto della libertà. E allora è chiaro che questo festival non è solo per gli amanti delle scritture, non è solo per coloro che hanno una visione religiosa, secondo me è per tutti, perché parla dell'uomo nella sua realtà fondamentale, che è quella di un essere libero.